uno scenario per il futuro sulla base di ragionamenti di questo tipo, quantitativi, numerici, si fanno gli impianti. Questo è. Scusi, arrivo alla fine, dopo poi vi lascio spazio per le domande. Diceva prima Alfredo il risparmio energetico. Il risparmio energetico è la prima fonte, hai ragione. 30-40%, forse non 50, ma 30-40% lo danno gli studi ufficiali. Con risparmio ed efficienza energetica, efficienza sia nella produzione sia negli apparecchi di consumo. Però qual è il problema? Il problema è che la domanda sta in crescita. Cioè, noi forse crediamo di consumare poco, ma la domanda è in crescita. La domanda di energia elettrica in particolare viene ritenuta da anni come una crescita quasi da forte, insomma, quasi nell'unico. In realtà la crisi economica ci ha portato ad un calo netto della domanda di energia in generale e anche di energia elettrica. Però la crescita, diciamo, usualmente associata allo sviluppo, sviluppo economico, crescita dei consumi. Questo è il nodo su cui dobbiamo andare ad incidere, su cui dobbiamo riuscire ad incidere. Dobbiamo limare la crescita. Allora il risparmio ci serve per limare la crescita, magari ci servisse per stabilizzare i consumi. Ancora ad oggi non è così, ma dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Quindi risparmio ed efficienza ai massimi livelli e accanto fonti rinnovabili. Fonti rinnovabili tutte in relazione al territorio. E qui arrivo al discorso di massimo. Perché guardate che il problema si pone ogni volta che c'è da realizzare un impianto eolico, un impianto fotovoltaico, un impianto di masse. Si va ad incidere sul territorio. C'è poco da fare su questo. Però, come diceva lui prima, o facciamo impianti centralizzati o facciamo impianti diffusi sul territorio, e questi sono dei rinnovabili. Ora, sul fotovoltaico sono meno d'accordo con quanto dicevi prima, perché comunque, anche se va data la precedenza alle coperture, ai tetti, naturalmente, quindi fotovoltaico che non vada a finire sulle superfici agricole, però ricordiamoci che noi abbiamo consumato suolo per strade, per costruzioni, capannoni di ogni tipo, centri commerciali, abbiamo consumato suolo veramente in una misura incredibile per anni. Ne consumiamo in modo, e ne consumiamo anche, e in modo irreversibile, mentre invece i pannelli fotovoltaici non vanno ad influire sul suolo, cioè è irreversibile, possiamo toglierli quando è finita o quando decidiamo di cambiare destinazione d'uso, li portiamo via. Ok? Cioè il fotovoltaico sta su un altro piano, sono addirittura riciclabili oggi i pannelli solari. Quindi attenzione a non mettere tutto sullo stesso piano, cioè, ecco, dobbiamo selezionare. Le biomasse inquinano. Benissimo, esattamente come qualsiasi altro processo di combustione a partire dalle nostre automobili, da quello che utilizziamo per riscaldarci a casa, da tutto quanto, insomma, dalla centrale che produce l'energia elettrica. Ok? A meno che appunto non si tratti di fonti, diciamo, rinnovabili e pulite, perché impattano molto meno di quel fotovoltaico o l'eolico, anche se si presentano dei problemi sempre, comunque in ogni caso. Però cosa succede? Succede che le biomasse, lo sapete, se viene rispettato il ciclo di vita della sostanza organica, vanno a bruciare la CO2 che hanno assorbito quando c'era la crescita delle piante. Quindi le biomasse fanno parte di tutti gli effetti delle rinnovabili, vanno realizzate anch'esse. Tenete conto del fatto che è stato stimato che il 50% del potenziale teorico di sviluppo delle rinnovabili in Italia è biomassa. Tutto compreso, io direi, compresi anche i liquami degli allevamenti, perché attenzione, perché i liquami degli allevamenti spesso adesso vengono sparati sui campi e abbiamo già un problema di nitrati nel suolo che hanno già spesso raggiunto le falde acquifere, e questo è un dato misurabile, i nitrati nelle falde acquifere. Allora, cerchiamo di raggiungere, diciamo, non è facile fare una programmazione energetica, cerchiamo di raggiungere una situazione di equilibrio. Sicuramente vanno fatte anche le biomasse.
ma vanno fatte con tutte le regole. Non mi si parli di odore, di puzza, perché sono eliminabili. Sul piano tecnico si può fare benissimo un impianto di massa che non puzza. Ok? Che si fa, ripeto, secondo le regole, sulla base di una pianificazione energetica, ma si può fare che non causa problemi alla cittadinanza. No. E si deve fare sulla base di considerazioni precise che riguardano la sostenibilità della biomassa di tutto il ciclo, quindi quello che vado a metterci dentro, poi dove l'ho raccolto, sono gli scarti, ci sono delle coltivazioni dedicate, quali sono, che tipo di impianto è, bisogna entrare nel dettaglio e fare la cosa fatta bene, fare la cosa al meglio, visto che si può fare, si deve fare questo. Questo devono fare, io credo, le nostre amministrazioni, ed è il compito della politica fare questo. Per cui, ecco, io terminerei qui con il fatto che le linee guida per le biomasse, per l'eolico, sono in fase di elaborazione dalla regione Emilia-Romagna, quindi tra breve avremo, questione di giorni proprio, avremo le linee di indirizzo su come realizzare questi impianti. E io credo che lì stia un po' il nodo, insomma, su questo bisogna lavorare per riuscire ad avere una biomassa accettabile, un fotovoltaico accettabile, un eolico accettabile, inseriti nel territorio che non causino problemi, no? Che so io, di dissesto idrogeologico o di odori o di inquinamento, a volte in impianti di biomassa, ma bisogna anche dei filtri, cioè bisogna entrare nel dettaglio, si devono fare le cose secondo le regole. Termino qui e ascolterò voi quanto mi dite. Grazie.